E qui la faccia del Pipita è un po' così. Ancora Janto ha la possibilità, Janto col mancino e c'è il vantaggio udinese, minuto 30, non bene Buffon qui, Janto col sinistro e l'Udinese avanti. Sì, non bene Buffon, ma prima di lui non bene Hernanes, perché comunque il centrocampista centrale deve giocare semplice per Luigi, invece va a cercare di stoppare un pallone che gli passa sotto, poi a questo punto il portiere non fai mai gol nella maniera più assoluta. La possibilità di far gol è un esterno di questo primo tempo. C'è Dybala che parte col sinistro, 1-1, Dybala ci pensa lui, secondo gol consecutivo in campionato, terzo consecutivo in assoluto. Beh, non c'è nulla da dire, la calciata in maniera perfetta, ha aspettato il momento giusto. Ed è andato, se non ho visto male, ad abbracciare Bonucci. L'esplosione di gioia dei tifosi bianconeri, esecuzione perfetta. Quarto gol in carriera contro l'Udinese per lui. Tutto merito dell'argentino, perché la barriera salta, quindi fa il proprio compito. Carnezes anticipa anche il rigore netto, non si discute il calcio di rigore, si discute l'intervento di De Paoli. Dybala contro Carnezes, parte col mancino, 2-1 Juve, palla da una parte, portiere dall'altra, altra doppietta contro l'Udinese e la Juve va. Beh, rimane l'ingenuità e rimane la forza di questa Juventus, che anche quando non fa una grandissima prestazione, poi alla fine però riesce a trovare gli episodi giusti per andare poi in vantaggio.